Ciao a tutti, benvenuti su Pepita TV. Oggi riprendiamo un pochino una vecchia rubrica che si chiamava Pepita Spit, che abbiamo un po' abbandonato, ma che riprenderemo spero nei prossimi mesi. E cosa succede? Parliamo di arte. Oggi in particolare vi consigliamo, vi suggeriamo di andare a scoprire tre artiste attiviste. Con Marlène Dumas, che è un'artista sudafricana nata nel 1953 e che è nata e vissuta in Sudafrica, attualmente vive ad Amsterdam, che si può definire un'artista attivista perché nei suoi dipinti cerca di affrontare tematiche che in qualche modo vogliono andare a sconvolgere, a far ragionare l'osservatore. Nello specifico, lei soprattutto si dedica alla ritrattistica e al corpo umano, in realtà in genere. Parte spesso da fotografie. Fotografie Polaroid o immagini comunque anche di amici, familiari, parenti o persone realmente esistite, esistenti. In realtà quello che crea spesso sono anche figure di donne e o bambini e anche scene, diciamo, erotiche, ma di un erotismo che tende a voler un po' sconvolgere l'osservatore. Questo perché nelle sue opere lei tendenzialmente cerca di denunciare anche tutto quello che è la violenza sulle donne e purtroppo anche sui bambini. Lei è anche stata un'insegnante e ha comunque lavorato quindi con suoi studenti e una cosa che mi piace molto, una sua citazione, diciamo, che mi piace molto e su cui sono molto d'accordo, è che l'arte è qualcosa che si impara davvero stando in mezzo alla gente. Seconda artista, anche se in realtà non è un'artista in questo caso, ma un collettivo che vi segnaliamo, anche se in realtà sono famosissime, ma magari non tutti comunque conoscono, sono le Guerrilla Girls. Guerrilla Girls è un collettivo di artiste appunto anonime che è nato negli anni 80 a New York, fondato precisamente nel 1985. È un gruppo di artiste, come dicevo, anonimo, di cui quindi non si conosce l'identità e che si sono sempre presentate in pubblico con delle maschere da gorilla. Tra l'altro questa cosa noi di Pepita l'abbiamo un pochino presa in prestito per la nostra fanzine femminista Ersori, in cui appunto abbiamo sempre rappresentato le figure femminili con una maschera da gorilla. Questo gruppo di attiviste è sempre stato molto noto per gli attacchi e comunque appunto l'attivismo, che ha sempre avuto l'intento di far vedere come il mondo dell'arte sia pervaso tremendamente dalla figura maschile in tutto e per tutto. Loro l'hanno fatto attraverso diverse azioni, diversi tipi di manifestazioni, diversi tipi di attacchi d'arte, se così li vogliamo chiamare. Principalmente le loro opere sono poster fondamentalmente, quindi sono spesso e volentieri dei grossi poster in cui appunto vengono in maniera molto pop, molto colorata, molto immediata espresse alcuni banalissimi messaggi, come per esempio la percentuale di uomini esposti nei musei di arte contemporanea, moderna, passata, antica, di qualunque tipo, e la quantità di donne esposte. E con uomini esposti si intendono gli uomini, cioè gli artisti che hanno il nome sotto la targhetta dell'opera esposta, quindi gli uomini che hanno dipinto, che hanno creato l'opera, mentre le donne tendenzialmente sono quelle nude che vengono ritratte. Ma è banale, la percentuale di donne esposte nei musei è sempre molto, 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 molto più bassa. È ovviamente man mano un pochino aumentata negli anni e sicuramente dall'85 adesso anche è già aumentata, per fortuna, però comunque i numeri purtroppo sono sempre mal equilibrati, quindi comunque la presenza maschile è sempre stata un pochino più alta. In realtà loro hanno fatto tantissime azioni diverse, ci sono tantissime loro opere che secondo me sono super d'impatto e rendono benissimo le idee e non c'è la, non so come dire, la lamentela. Se così si può dire, passatemi il termine, ma loro è proprio un voler mettere nero su bianco quello che succede nel mondo. Punto fine. Poi chiunque vuole ne può trarre le proprie conseguenze e può comportarsi di conseguenza e quindi provare eventualmente a cambiare le cose se ritiene che sia giusto. PS, spoiler, sarebbe giusto. Ultima artista di cui vi parlo oggi, si parla di un'artista guatemalteca del 1974 che si chiama Regina José Galindo. Questa artista è un'artista e performer, anche poetessa, tra l'altro.
anche poeta, artista e performer che utilizza principalmente il proprio corpo, anzi direi che tendenzialmente utilizza molto il suo corpo. Il suo attivismo vuole andare a far vedere al mondo, quindi ai suoi spettatori, tutta una serie di situazioni particolarmente crudeli, cruente e violente che sono nella nostra cultura, ormai nella nostra società, invece non solo accettate ma considerate parte praticamente normale della quotidianità. Quindi attraverso il suo corpo e attraverso azioni a cui sottomette il proprio corpo cerca di far vedere come appunto ormai siamo talmente abituati a digerire la violenza come se fosse una cosa normale e come quindi anche la spettacolarizzazione della violenza, in questo caso nell'arte, ci possa sembrare la normalità, cosa che invece nel momento in cui la vediamo veramente, realmente sul corpo di una persona che lo fa volontariamente solo per farci ragionare, cambia un pochino le prospettive. Quello che vuole fare non è mai un'esibizione del dolore, quindi di mi autoinfliggo del dolore per poi creare pietismo, ma proprio per creare quel genere di situazione in cui chi guarda si sente a disagio perché sa che quello che sta guardando in realtà lo vede tutti i giorni in televisione, nelle persone accanto, in qualunque situazione e però lo considera ormai la normalità. Quindi cosa ha fatto Regina in alcune delle sue performance? Ha camminato con i piedi insanguinati per le città, si è auto incatenata a una gogna o addirittura in una performance diciamo piuttosto significativa si è auto fustigata con 256 colpi perché quello era il numero di femminicidi che c'erano stati quell'anno in Guatemala. Questa ovviamente è una denuncia pazzesca di quello che è la violenza sulle donne, in questo caso in Guatemala, ma ovviamente ovunque in tutto il mondo, ed è sicuramente molto efficace, è molto disturbante, ovvio, ma d'altronde la violenza è sempre disturbante, quindi il fatto che un artista decida di mettere il proprio corpo, la propria arte a servizio di un messaggio così importante è comunque qualcosa di molto significativo. Questi sono solo tre dei consigli, dei tantissimi consigli che vi possiamo dare, magari conoscevate già, magari non ancora, nel caso andateli a scoprire. Se avete qualche artista attivista che vi piacerebbe venisse magari un pochino più analizzato, anche in maniera un pochino più specifica in qualche altro video, scrivetecelo. E, questo video non ha niente a che fare con il 25 novembre, ma che vuole intendere intenda. Ciao!